Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come migliorare il colore sui giochi, ma non solo sui giochi, ma anche sullo schermo in generale. Come puoi vedere, ho registrato Rust e come puoi vedere il colore è cambiato del tutto. Quindi basta andare direttamente sul pannello di controllo di Nvidia, per cui invece di AMD Radeon, poi vi spiegherò dopo aver fatto questo settaggio su Nvidia. Ovviamente se andate su regole, impostazioni, colore, qui sotto c'è brillantezza digitale, quindi da più 100%, se in questo caso lo avete sul, che ne so, 50% e l'immagine del colore si vede così, ovviamente non potete vederlo, ho fatto un effetto su OBS Studio, però un attimo che risolvo sul filtro di OBS, mettiamolo proprio al 50% ed eccolo qua, così si vede. Più o meno grigio, ok, grigio, quindi mi basta andare su brillantezza digitale e faccio 100%. Un attimo che vi faccio vedere anche su OBS, se no qua non si vede, non lo riprendo, ok, quindi chiudo tutto ed eccolo qua e faccio applica. Se in questo caso non vedete proprio nulla sul gioco oppure avete problemi di visibilità proprio nel gioco che si vede un po' scuro, ci sono certi punti in cui non riuscite a vedere bene, c'è la luminosità, quindi aumentiamo un po' la luminosità e c'è pure il contrasto ed eccolo qua. Ok, e faccio su applica. Ok, abbiamo applicato. Ora passiamo a AMD Radeon. Quindi, dopo aver settato Nvidia, per quelli invece che hanno la scheda video AMD, andiamo un attimo su Google. In descrizione vi ho lasciato questi due link. Questo è per Nvidia, quindi scegliere il vostro prodotto, il vostro sistema operativo e fare su ricerca e poi scarica. Questo invece è per AMD Radeon. Come ho detto, la stessa cosa con Nvidia. Quindi scegli il tuo prodotto, fai la ricerca e cominci a scaricare il tuo driver. Ed ecco come fare il settaggio, come impostare la qualità su AMD Radeon. Quindi ragazzi andiamo un attimo su tasto destro sullo schermo e poi premete AMD Radeon, andiamo su Gaming, Graphics, poi Display. E poi qui, come puoi vedere, ci sono tutti i filtri per cambiare colore allo schermo. Quindi ragazzi, come avete notato, il colore del gioco, dell'immagine, proprio dello schermo è cambiato del tutto ed è ancora più bellissimo, cioè proprio bellissimo, con una brillantezza veramente straordinaria. E tolgo un attimo il filtro su OBS, non mi serve proprio, per farvi vedere come è cambiato. Chiudo direttamente il filtro. Ed ecco, anche qua sopra si vede bene. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial, ragazzi, come cambiare il colore sui giochi, sullo schermo, proprio l'immagine che noi vediamo attraverso due pannelli, per le nostre schede video. E se vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like e noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!